Salve, sono Monkey Simon e l'arrivo di Neymar come skin segreta della stagione 6 del capitolo 2 ha fatto parlare di sé, ovviamente. È normale, le collaborazioni servono anche a questo, soprattutto se fatte con personaggi del suo calibro, perché che piaccia o meno Neymar è un personaggio che smuove tante persone, tanti numeri. E qualunque cosa faccia, tutti ne parlano. Ma oggi non siamo qui per parlare soltanto di lui, bensì di tutte quante le altre skin segrete mai esistite nei pass battaglia di Fortnite. Prima di cominciare però voglio farvi una premessa, in quanto la lista andrà dalla mia skin meno preferita fino la mia skin preferita, ma sono valutate non in base alla loro importanza, o meglio, conterà anche quella, ma non sarà il criterio più importante, altrimenti Visitatore e Scienziato starebbero entrambi in prima posizione. No, si valuta anche la mia bellezza soggettiva, ma anche quanto mi stanno simpatici quei determinati personaggi, quindi alcuni potrebbero trovarsi più in basso come un popular opinion. Dunque, se il vostro preferito si trova nelle parti più basse della classifica, sappiate che sono miei gusti personali, perché tanto il genio di turno nei commenti arriverà di sicuro. Vero, persone che nei commenti continuano ancora oggi a scrivermi: ma come fa a non piacerti Ragnarok? Oh, e non mi piace, non mi piace! Fatte le dovute premesse, cominciamo! Alla posizione numero 13 c'è Predator, skin segreta della stagione 15, collaborazione tra le tante collaborazioni che uscivano nello shop in quel periodo. È stata la mia delusione più grande a livello di skin segreta, in quanto, è vero, a livello di trama aveva molto più senso che Agente Genesis si trovasse nell'attuale pass battaglia, cioè quello della stagione 16, della stagione 6 del capitolo 2, però io lo volevo, perché si vedeva nel trailer iniziale e quindi ci speravo. Per carità, poi Predator bellissimo, bellissimo quando si scontra con Alien, è una collaborazione presente in tantissimi videogiochi, laddove c'è Predator c'è anche Alien, laddove c'è Alien c'è anche Predator, va benissimo, ma perché come skin segreta? Ma da quel punto di vista, ma chi lo vuole? Ad oggi, con le informazioni che ci abbiamo, è normale che non saprei proporvi un'alternativa migliore, perché giustamente le cose adesso funzionano bene così come stanno, con i personaggi così come sono collocati, idem Fondazione, idem Agente Jonesy, va benissimo. Però all'epoca avrei preferito Agente Jonesy, in quanto per quello che sapevamo in quel determinato periodo, cioè, ci stava bene, capito? Non era messo così tanto a caso, per quello che si sapeva. Quindi sì, mi avrebbe fatto molto piacere, e ancora oggi, anche se ormai le cose sono belle che risolte, ancora un po' me brucia per quello che sarebbe potuto essere. Alla posizione numero 12 c'è Wolverine, la skin segreta meno segreta di tutte, perché già tutto quanto il pass battaglia, tutta quanta la stagione è una collaborazione. Che cosa mai potrà essere la skin segreta se non una collaborazione? A livello estetico è fatto benissimo, non c'è niente da dire, però indipendentemente da quale sarebbe stata la skin in quella stagione 4 del capitolo 2, non sarebbe cambiato assolutamente nulla, perché tanto sempre un personaggio della Marvel ci saremmo ritrovati. Però al contrario dei Predator mi ha deluso leggermente di meno, in quanto già si sapeva che sarebbe arrivato, già si sapeva sin dal primo giorno che quella sarebbe stata la skin della settimana 7. Predator no, su Predator c'avevo delle aspettative, su Wolverine zero. Alla posizione numero 11 c'è AIM, la skin segreta della stagione 6, che semplicemente non mi piace perché è brutto. Cioè, io lo trovo veramente molto brutto, non mi piace esteticamente, non ci trovo niente di che. Magari è sicuramente un personaggio molto importante per la lore di Fortnite, in quanto quasi tutte le skin segrete del capitolo 1 lo erano, però esteticamente proprio non mi dice niente, anzi, quando lo vedevo io manco mi ricordavo che era una skin segreta, perché non mi pare una skin segreta questa. Non c'ha quell'appeal visivo. Entriamo in top 10, alla posizione numero 10 c'è Neymar, l'attuale skin segreta dell'attuale stagione che è in corso al momento della registrazione di questo video, cioè la stagione 6 del capitolo 2. A me Neymar non piace, o meglio, il secondo stile è molto bello, lo devo ammettere, però il fatto che sia lui non mi piace. A me come professionista non mi è mai andato a genio, e non iniziate a fare discussioni calcistiche, perché questo è soltanto un mio gusto personale che esula dalle squadre di calcio in cui ha militato. Semplicemente a me non mi è mai piaciuta la sua condotta sportiva, poi che sia bravissimo è innegabile, cioè questo sarebbe veramente da folli non ammetterlo, però a me non mi piace come calciatore, perché dai, ci hanno fatto un miliardo di meme su tutte quante le sue cadute finte per avere i rigori o comunque sia i cartellini gialli per gli altri giocatori, quindi per favore. Teoricamente lo sport dovrebbe essere una competizione onesta, quindi se sei il campione del mondo con tutte quante queste abilità indiscusse che tutti quanti ti riconoscono, anche le persone che non ti apprezzano come me, ecco, non ricorrere a questi mezzucci per averci il vantaggio tattico sull'altra squadra, per favore. Ma al di là di questo, a me non piace neanche la skin, soprattutto lo stile base. Il secondo stile è molto bello, ma appunto il fatto che sia Neymar non me lo fa piacere, e francamente non me vado ad utilizzare Neymar su Fortnite. Se fosse stata una skin shoppabile non l'avrei mai comprata. Alla posizione numero 9 c'è Sorana, la skin segreta della stagione 11, la stagione 1 del capitolo 2, l'ultima skin a tema Fortnite. E vi dirò, esteticamente non è che mi fa schifo, anzi non mi dispiace, soltanto che, non lo so, è irrilevante come personaggio, troppo uguale a molti altri, e soprattutto non credo abbia mai avuto un'utilità
profondità all'interno della lore o della trama in generale. Correggetemi se sbaglio. Alla posizione numero 8 c'è Aquaman, la skin segreta della stagione 3 del capitolo 2. La stagione estiva, la stagione acquatica, la stagione dove la mappa era diventata praticamente un bagno con la tubatura rotta. Anche questa è una skin che non mi fa impazzire, non la utilizzo praticamente mai, anche se il piccone lo utilizzo con Genesis Sub e alcune versioni di pesce secco. Ma per il resto non mi interessa, non mi dice niente, anche se è fatta benissimo e apprezzo molto che abbia le fattezze dell'attore del film anziché quello fumettistico. Cioè, nel fumetto il personaggio, non l'attore. Però io non riesco a disprezzarlo perché sta skin la collego a un bel periodo della mia vita, cioè quando sono tornato su Fortnite, quando ho ripreso a fare video, quando mi sono divertito tantissimo in quella stagione che al momento è la mia preferita in assoluto. Insomma, Aquaman fa parte di un bel periodo, come fa parte di un bel ciclo di stories. Insomma, non riesco a vederlo con un alone di negatività come vedevo alcune skin che ho elencato in questa lista. E che elencherò. Come la skin che si trova nella posizione numero 7, cioè il visitatore, la prima skin segreta in assoluto, la skin segreta della stagione 4 del capitolo 2. Un personaggio importantissimo per tutta quanta la lore di Fortnite e per tutta quanta la storyline, in quanto fa parte dei 7. Però vi ho già spiegato il perché il visitatore non mi piace nel video delle 10 skin che più detesto. Non è tanto per il suo ruolo nella storyline, per carità, quanto più l'attesa che c'era dietro quella skin ed esteticamente poi dopo non mi disse niente quando fu rivelato, in quanto sembrava un personaggio molto più cattivo di estetica, almeno da quello che si pensava all'epoca. Rispetto ad altre skin segrete è pure più figo, se lo mettiamo a paragone. Però a me mi ha sempre dato l'impressione di essere un cosplayer. Ma Monkey Simon, tutti i membri dei 7 hanno un design simile. Esatto, hanno un design simile, non uguale. Tra tutti quanti, lui è quello che mi piace di meno. Alla posizione numero 6 c'è la skin segreta della stagione 7, il prigioniero, o per meglio dire il re di fuoco. Skin che non è che apprezzo tanto per la sua estetica, quanto più per la sua storyline, che ho imparato però ad apprezzare molto più avanti, quindi retroattivamente, in quanto mi è stata spiegata. Poiché ai tempi non è che ci avessi tutto sto grande interesse e manco l'avevo vista, manco me ne ero accorto della sua esistenza. A molte persone sta skin piace di più di quella della stagione successiva, sia per estetica che per storyline, e sulla storyline posso pure essere d'accordo, ma a me invece piace di più per estetica quella successiva. E alla posizione numero 5 c'è Rovina, la skin segreta della stagione 8, che a livello di trama magari è forse una delle meno rilevanti, però io lo adoro, sostanzialmente perché mi ricorda un qualunque personaggio del piano dimensionale dell'Oblivion in The Elder Scrolls 4 Oblivion, per l'appunto. Per chi non lo sapesse, è il gioco che viene prima di Skyrim. Alla posizione numero 4 c'è Gendarme, unica skin segreta del capitolo 1 che possiedo, skin segreta della stagione 5 del capitolo 1, seconda skin segreta in assoluto mai uscita, che non è che mi faccia tanto impazzire per estetica, però se la contestualizziamo al periodo in cui è uscita, cavolo, era tipo la rivoluzione artistica per eccellenza rispetto ai soliti default rivisitati che uscivano spesso. C'è chiaramente un valore affettivo dietro a questa skin, in quanto è l'unica skin segreta che possiedo del capitolo 1, mi ricorda il periodo della stagione 5, dei primi tempi di Fortnite, e onestamente sono fiero di averla, sebbene non l'abbia praticamente usata mai, e vi dico pure la verità, io spesso la confondevo con Omen. Quindi capite che all'epoca forse non la valorizzavo tanto, ma oggi invece, riguardando al passato, no, essendo un po' nostalgico, dico cavolo, che fortuna che ci ho avuto. Alcuni di voi ultimamente mi hanno detto per le skin dimenticate che potrei fare una prossima puntata delle skin dimenticate, parlando anche di Gendarme, in quanto è una delle skin segrete più dimenticate in assoluto, ed effettivamente lo è, ma secondo me esiste molto di peggio, tipo appunto AIM, o tranquillamente anche Sorana per la sua irrilevanza narrativa. Entriamo in top 3, alla posizione numero 3 c'è la prima skin collaborazione che abbiano mai fatto, Deadpool. Come ho già spiegato in altri video, Deadpool io lo adoro perché è sì un supereroe, un personaggio su licenza, che quindi non fa parte di Fortnite e che quindi potrebbe anche sembrare agli occhi di qualcuno una marchetta, però Deadpool è un personaggio veramente speciale anche narrativamente parlando nell'universo Marvel, perché lui può tutto, lui è perfetto in tutti quanti i contesti, è pure quel tipo di skin che qualunque backpack tu gli vai a mettere ci starà sempre bene, soprattutto se sei più ignoranti, perché lui è un coglione, è lui il supereroe che Fortnite se merita. Ed anche se è stata la prima collaborazione in assoluto che ha interferito con la storia di Fortnite, lui non mi ha mai dato fastidio, in quanto lui c'ha questo potere speciale di poter rompere la quarta, la quinta, la sesta, la settima parete, il trufolasse ovunque e non starci mai male. Ecco perché pure nelle storie se non se n'è mai andato. In seconda posizione c'è lo scienziato, il membro dei 7 che tra le skin segrete mi piace di più perché è l'altro visitatore. Al contrario dell'altro, lui mi sembra molto più cattivo e molto più minaccioso, almeno per aspetto fisico. E a guardarlo mi ha sempre dato più sensazione di mistero rispetto al visitatore. Inutile dirvi che è un personaggio importantissimo in quanto fa parte dei 7, tante persone lo snobbano comunque in quanto è una skin troppo grossa, o meglio troppo larga, e quindi oh mio dio, non sia mai che mi colpiscono con più facilità o me vedano con più facilità. E infine, in prima posizione, la skin segreta che secondo me è la migliore sia per estetica che per storyline,
singolarità. Per carità, rispetto ai 7 non è che ci abbia avuto tutta sta grande importanza, però come molte altre skin segrete del capitolo 1 aveva molto a che fare con gli eventi della stagione tra una stagione e l'altra. Infatti c'era lei dietro all'evento del Mega contro il Cactus. In più adoro il suo aspetto fisico, sia per la quantità di stili che per il suo stile in generale che per il suo volto. E per chi lo stesse pensando, sì, c'è un po' di Genesi in questa skin. L'unica cosa che non sopporto, ma fortunatamente non è obbligatoria perché si può togliere, di questa skin è il casco. Il casco me la rende veramente brutta ai miei occhi. Quando c'ha il casco nulla sopporto, ma quando non ce l'ha è una delle skin più belle che io abbia mai visto in tutto quanto il gioco. E questa, più lo scienziato, sono le skin segrete che più in assoluto rimpiango di non avere, perché purtroppo del capitolo 1 c'ho soltanto Gendarme. Ma ora, cari Monkeys, tocca a voi. Voglio sapere qual è la vostra skin segreta preferita, qual è quella che vi piace di meno, se siete d'accordo con la mia lista, se volete fare la vostra lista personale, insomma, ditemi tutto quello che volete e sapete che ve leggo molto volentieri. Ringrazio il signor Pazzox, generico iscritto al mio canale, che mi ha fornito le clip di tutte quante le skin segrete che mi mancavano, purtroppo, e ringrazio anche voi per tutto quanto il costante supporto che date continuamente al canale. Nel mondo c'è un Monkey Simon molto felice per tutto quanto l'affetto che gli viene dato. Ma fatti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Perché Simone c'è? No, tu non ti prenderai il mio pollo. Mister, perché ce l'hai? C'è il pollo storto? Non lo so. Il pollo sulla mano? Dritto il pollo. Io lo vedo storto. Ok. Dai, corriamo, ragazzi. Ma... Muore, ma non ho... È stanco di volare. Che gli hai rotto il cazzo per tutto il tempo, mister. Ma... No, è un pollo venerativo, è qualcosa di importante. Dici, lo dobbiamo portare al sacrificio, all'altare? Ma fosse la gallina del gigante sopra delle le nuvole. Uova, uova d'oro. Gli uovi. Ma... Gli uovi. Gli uovi come sacri legno? Della... Gli uovi. Come legno? Porca gli uovi.